Anna Safroncic, vita privata. Chi è e che lavoro fa il suo fidanzato? Anna Safroncic è un'attrice molto amata e molto conosciuta. Nel corso dell'ultimo periodo è protagonista di Se potessi dirti addio, la nuova fiction Mediaset che ha sancito il ritorno sul piccolo schermo di Gabriel Garco. Nel corso degli anni sono state attribuite tante storie d'amore all'attrice. Attualmente, però, secondo quanto si conosce, la Safroncic sarebbe single. Quindi attualmente non c'è nessun fidanzato al suo fianco. L'attrice ha dichiarato che nella sua vita non va bene la superficialità. Non vuole accanto un uomo superficiale o comunque non vuole avere una relazione superficiale. Per questo motivo, se non c'è la profondità, preferisce stare da sola. È per questo che non ha ancora trovato la sua dolce metà. L'ultima relazione è stata con l'imprenditore Marco Marianzio, con cui l'amore è finito nell'estate del 2023 dopo un anno e mezzo. L'attrice ha raccontato che il loro impegno umanitario lo ha uniti. Infatti Marco aveva un progetto per dare lavoro alle donne del carcere femminile di Pozzuoli e, inoltre, l'ha aiutata per mandare aiuti umanitari in Ucraina, paese natale dell'attrice. Poi alla fine tra loro è finita, ma la Safroncic ha sottolineato che è normale perché le persone si conoscono con il tempo. Comunque Anna si è detta felicemente single, e fiera di esserlo, e per il momento non sta cercando l'amore a meno che non capiti naturalmente. Anna Safroncic ha avuto tante storie d'amore che sono finite al centro della cronaca rosa e che hanno portato tanti a parlare di lei. In particolare diversi anni fa finì al centro dell'attenzione la storia con Giulio Berruti. A distanza di qualche tempo finì tutto con il collega, ma tutti e due hanno sempre confermato di essere rimasti in rapporti ottimi e di non essersi separati bruscamente o con problemi. Nella vita di Anna c'è stato poi anche l'attore Francesco Arca. In seguito, nel 2015, è arrivata una storia molto importante per la Safroncic, ossia quella con Paolo Barletta. L'attrice ha detto che per lei è stata una delusione d'amore piuttosto importante perché aveva creduto che le cose potessero andare davvero bene per loro. Comunque, Anna ha spiegato che si vogliono ancora bene e che si sentono, perché un amore profondo come il loro non può finire all'improvviso. Questa è stata probabilmente una delle relazioni più importanti dell'attrice che, comunque, come ha spiegato, si trova più che bene anche da single. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Anna Safroncic che conoscevate tutti questi dettagli sulla sua vita? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.